Ci riproviamo. Alfredo, buon pomeriggio. Ci senti? Adesso Io vi sento male, ma vi sento. Mi sentite voi? sì. sì. Alfredo, Flavio introduceva il discorso Barak dicendo che giustamente qualche volta è anche corretto prendersi qualche merito. Avevamo noi introdotto forse per primi questa notizia e allora ti chiediamo, è tutto fatto? L'operazione da 14 milioni e 2 di prestito oneroso più diritto che può diventare obbligo, ci spieghi i dettagli? Ci senti, Alfredo? Alfredo, credo Ci che senti, io vi Alfredo? sento, Vai, 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 adesso vai, vi sento guarda. bene. Vai. Vai, su Barak. No, allora, un conto è dare 3, 4, 5 nomi, un conto è sceglierne uno, ne abbia scelto uno, come ha ricostruito cronologicamente Flavio, una cosa di Ferragosto, che poi il 16 si è materializzata, adesso dobbiamo giocare un po' a nascondino, ma per tanti motivi. È fuori dai giochi del Verona, è fuori dalle rotazioni, è fuori dalle convocazioni. C'è un piccolo particolare che fa la differenza: la Fiorentina gioca una partita che, come ha definito Pradella, è la partita della vita. Mi sentite? Forte e Sì, sì, chiaro, sì. Alfredo, ti ascoltiamo. E quindi, sotto questo punto di vista, è normale che il nascondino lo dobbiamo tenere fino a giovedì, fermo restando che le cifre sono state concordate, sono le cifre giuste. Andiamo a 2 più 12 più eventuali bonus, il diritto di riscatto che diventa obbligo in determinate circostanze, una scelta fatta, per lui l'occasione della vita, per la Fiorentina è l'occasione di prendere il centrocampista che stava cercando da tempo, di fisicità, di esperienza, 28 anni da compiere a dicembre, di gol e assist, basta guardare gli ultimi numeri, insomma è morale, titolo, è un grande acquisto. Quattro parole, è un grande acquisto. Non dico neanche Rispetto, sarebbe un grande acquisto. ti faccio questa considerazione, rispetto allo Celso, che era diciamo il nome con cui la Fiorentina ha fatto dei tentativi importanti, è un passo indietro oppure non è neanche corretto paragonarli Ma secondo te? guarda, ma io devo dire che lo Celso era uno specchietto per le allodole. Mi spiego. Lo Celso è stato seguito da tante società, ma abbiamo sempre detto che la sua priorità era quella e sarebbe stata quella di tornare al Villarreal per tanti motivi. Quello non meno importante è che comunque con il suo arrivo e con quei suoi pochi mesi, grazie anche al suo contributo, il Villarreal, sappiamo bene, era andato fino in fondo alla Champions, addirittura sfiorando una roba clamorosa. Per cui Napoli ha fintato su Lo Celso e ha fintato su Barak perché voleva andare da Dombélé. La seconda scelta per il Villarreal, seconda scelta come fattibilità, non come gradimento, era Dombélé. Quando hanno preso Lo Celso, che ha coronato il suo desiderio, ha esaudito il suo desiderio, cioè che era quello di tornare dove voleva tornare, il Napoli ha avuto carta bianca per Ndombele e l'ha preso, l'ha annunciato e la Fiorentina si è potuta concentrare su Barak. È un solito classico discorso di scatole cinesi, l'effetto domino, faccio una cosa e ne escludo un'altra. Io credo che il discorso valga per la Fiorentina, ma Lo Celso per la Fiorentina non era una priorità, Lo Celso per la Fiorentina era un'occasione. Tra l'altro su Lo Celso avresti dovuto giocare per cifre molto alte. Perché sappiamo bene che è stato un investimento importante da parte del Tottenham. Per Barak giochi su che cosa? Su due tavoli che ti hanno permesso di fare la differenza. La volontà del giocatore, che sotto questo punto di vista non c'erano dubbi che sarebbero andati fino in fondo, perché il calciatore si sente fuori dal progetto, esattamente da quando il Verona ha chiuso tutte quelle operazioni in uscita che conosciamo bene, prima Casale, poi Caprari, poi Simeone. E quando a uno dici, sai, l'anno scorso hai fatto una grande stagione, però quest'anno ti ritrovi senza Simeone, senza Casale, senza Caprari, automaticamente lì cosa detto? Adesso forziamo le virgolette e violentiamo le virgolette che non abbiamo, ma non offendiamo nessuno. Lui ha detto adesso accontentate anche me, perché io a dispetto dei santi non re. E la trafila e la tempistica è stata quella da Ferragosto in poi, adesso noi aspettiamo. Questa partita della vita, come l'ha definita Pradè, io devo dire che anche a livello di opportunismo, come devo dire, di sensibilità, non puoi annunciare un centrocampista nel bel mezzo di un impegno che vale, non ti dico mezza stagione, ma almeno il 40%. Perché gli potresti far fare le visite domani, stai nascondendo il segreto di Pulcinella, ma poi è una cosa che psicologicamente incide, quindi tanto vale, oggi è martedì, siamo quasi a mercoledì, giochi giovedì e lo fai venire venerdì, cosa cambia tra martedì e venerdì? Nulla, anzi nel caso della Fiorentina cambia perché ti concentri su questa partita, gli altri sanno che sta arrivando un altro, ma un conto è saperlo, un conto è vederlo.
E credo che su questo piano ci sia una differenza sostanziale di equilibri che tu vuoi mantenere. Certo, allora io su questo, Alfredo, ti sono onesto, per quanto voto la Tu Fiorentina per vorresti che operazione facesse. Barak, voto la Fiorentina per operazione Barak, 10, c'è cioè un'operazione anche a livello economico, cioè tu stai andando a prendere un Sì, giocatore che non 10 non li affrontiamoci. davo, 10 non lo davano neanche a scuola. 10, No, tu però dai 10. onestamente io ci metto anche l'aspetto economico, tu stai andando a prendere un giocatore che ti serve, un calciatore che il tuo compare, amico, collega, giornalista Criscitiello ha detto la Fiorentina sta facendo un colpo che forse qualcuno non sta È nemmeno capendo l'operazione della Fiorentina, vero, cioè stai è vero, è giusto, andando a fare un'operazione top perché vai a prendere una mezzala, si può dire una delle due o tre mezzale più forti dello scorso campionato, sotto tutti i punti della di vista serie del dell'anno scorso, rendimento, sì, e lo della stai serie dell'anno andando a scorso. prendere con 2 milioni di euro, poi riscatto a 12, vediamo, cioè, quindi è un'operazione perfetta. L'unica cosa che non capisco è il calciatore a Verona sta con la valigia in mano, sta al casello autostradale, fargli aspettare questi 3 giorni in più, sono 3 giorni in più che perde di allenamento, sono 3 giorni in più, quindi io la preferisco rimanere lì. Ma con chi si allena Flavio? Domani la Fiorentina parte o sbaglio? No, sì, parte esatto. Domani sono in Olanda. Con chi si allena? Ai campini da solo? Né puoi portarlo senza allenamento domani? Ha una logica, è un equilibrio. Cioè, Raspadori è stato annunciato domenica, è andato in panchina, non ha giocato. Ci sono dei passaggi, poi figuriamoci con l'italiano, che è maniacale sotto questo punto di vista, che non mette nuovi acquisti anche quando hanno 35 giorni di allenamento nelle gambe, faccio un esempio, quindi io non sono scandalizzato, diamo tempo al tempo, tenendo conto che probabilmente questo non sarà l'unico colpo della Fiorentina, tenendo conto che comunque delle situazioni in uscita le devi ponderare a maggior ragione in questi giorni e indipendentemente da come andrà la partita in Olanda. Allora, ora passiamo al secondo tema, che su No, scusami, Barak per abbiamo. chiudere il primo tema, per Vai. chiudere il primo tema, Michele Cristichello esprime questa sua grande esaltazione nei riguardi di Barak perché c'è un motivo. Lui l'ha seguito dai suoi primi passi a Udine, lui è un estimatore di Barak e di Muriel, nella sua formazione tipo ci sarebbe sempre Barak a centrocampo e Muriel in attacco, poi Muriel ha un anno di contratto scarso a Atalanta, vedremo finirà se. Come finirà, se resterà, seppure andrà via. Ha visto il primo Barak. Non dimentichiamo che il primo Barak, quello di Udine, è stato il primo Barak che era entrato nella lista della Juve e la richiesta era di 35-40 milioni. Poi quel primo Barak si è un po' affievolito, c'è stato un po' di nebbia, le sue prestazioni non sono state alla stessa altezza, il secondo anno non è stato buono, il suo mercato è cambiato, le grandi sono spazio. È ripartito da Lecce, lo abbiamo spiegato, ma è ripartito alla grande. È tornato a Udine ed era fuori dai giochi. Liverani se lo sarebbe portato volentieri a Parma, perché nel frattempo Liverani è andato da Lecce a Parma. Con Liverani c'è stata una rifioritura di Barak, non c'erano le condizioni e il Verona ha chiuso un'operazione importante a prezzi giusti. Quindi lui è un estimatore di Barak per questo motivo, perché l'ha visto fin dalla sua nascita calcistica in Italia ed effettivamente. Se guardiamo gli spezzoni del primo Barak, era ancora più devastante del Barak attuale, che è un ottimo calciatore. Alfredo, io ti No, Barak. faccio una piccola domanda prima di cambiare poi l'argomento, ma con Barak in arrivo a centrocampo, per te la rosa è troppo ampia, deve uscire qualcuno o va bene così? No, 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 non è troppo ampia. Noi sull'extra large dobbiamo metterci d'accordo. Perché non esistono rose ampie. Se pensi di avere 100, devi pensare a 101. Guarda cosa è successo alla Roma, augurando tutto il bene possibile a chiunque, ma capita a tutti. Non sarà purtroppo la tibia come Wijnaldum, e che ti porta a star fuori per tanti mesi, ma può essere uno stiramento. Ma non è che stiamo facendo gli uccelli del malaugurio, queste cose capitano da quando c'è il mondo. Da quando c'è il calcio, uno stiramento, un mese di stop, fai la conta a centrocampo. A centrocampo, voglio dire, paradossalmente un Bairami sarebbe perfetto. Poi vediamo se la Fiorentina andrà fino in fondo. Qualcosa con l'Empoli accadrà.
Io mi stupirei, parliamo sempre prima perché dopo sono bravi tutti, mi stupirei se non accadesse qualcosa con l'Empoli, che possa essere Bairami in entrata, che tra l'altro ricordiamo ha 2 anni di contratto, è nella stessa situazione di Zaniolo e che io sappia lui vorrebbe fare un'esperienza diversa con tutto il rispetto per l'Empoli, che possono essere soltanto le uscite, ovvero uno dei due o entrambi, tra Zurkowski e Kwame, che sono 2 obiettivi concreti dell'Empoli, qualcosa ancora accadrà, ma sul centrocampo facciamo la conta della serva. Tu hai Mandragora che si sta inserendo, Bonaventura che è un grande interprete, fa anche il capitano, ma c'è la possibilità concreta che lui possa ogni tanto fermarsi perché ha avuto sempre dei problemi muscolari. Hai Malè che ci punti, ma è sempre un ragazzo. Hai Zurkowski che è sempre più dietro l'angolo, sull'uscio che è dentro casa tua. C'hai Amrabat e c'hai delle situazioni che chiaramente... Sì, c'è Duncan che ti e dà c'è Castrovilli infortunato. E c'è Castrovilli infortunato che io neanche lo considero, come non considero Chiesa per la Juve. A centrocampo deve averne 6-7. È inutile che stiamo a discutere. Anche per il logorio della vita moderna, diceva una pubblicità, che potrebbe essere anche il logorio del sistema italiano, che ti porta a dare, a spremere, 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 spremere. Quindi magari arrivassero sia Barak che Bairami, sarebbe un segnale straordinario, non ci sarebbero buchi in organico, potresti utilizzare, perché poi Barak nasce trequartista, come Bairami che fa il trequartista, può fare l'esterno, può fare la mezzala, può giocare in un 4-3-1-2, può giocare mezzala in un 4-3-3, può giocare esterno in un 4-2-3-1, dico una sciocchezza. No, è su questo, aggiungiamo Alfredo, perché chi segue la Fiorentina ed è attento a quello che Italiano dice, sa benissimo che Italiano si è presentato lo scorso anno dicendo: io per il mio modo di giocare voglio 5 esterni, la Fiorentina oggi ce ne ha 4, quindi proprio a livello numerico manca un esterno nel conteggio di Italiano. Quindi Bairami, Andrè, se dovesse arrivare Bairami, adesso ti chiedo nello specifico di Bairami con l'Empoli, ci metto anche qua a me, che è un nome che è uscito, abbiamo raccontato di Corsi e di Barone che hanno avuto un lungo colloquio domenica a Empoli, quindi è un calciatore Bairami che andrebbe a essere un possibile esterno, una possibile mezzala, cioè veramente andrebbe a completare anche numericamente il parco esterno su Bairami. Io la leggo così, intanto tu un centrocampista lo fai ed è Barak, poi se ti viene l'entusiasmo di una qualificazione, come auguriamo chiaramente alla Fiorentina, ti puoi sedere a tavola dopo che hai mangiato lasagne e puoi mangiare cannelloni. Qualificazione che peraltro, lo dicevamo poc'anzi, porta comunque 5 milioni nelle casse della Fiorentina, saranno certo, tanti, saranno pochi, che non però... possono essere che non so che no 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 che non possono essere trascurati, perché comunque la valutazione di Bairami, che io sappia, è scesa a 10-11 milioni, perché per Barak pagheresti un prestito oneroso e poi sul riscatto vedrai, però è chiaro che se tu metti un diritto di riscatto a quelle condizioni, pensi a Barak che possa appartenere al tuo ciclo dei prossimi 3-4 anni, perché comunque lui ha 27 anni e 8 mesi, compie 28 a dicembre, stai parlando di un ragazzo che per come è strutturato fisicamente 4 anni per riportare, sì o no? Io penso di sì. E con Bairami, poi tra l'altro la domanda che dovrei fare è: Saponara come lo consideri? Ma io Saponara lo considero un esterno adattato, cioè quando vedo Saponara giocare esterno, penso che possa giocare, essendo anche un estimatore di Saponara, penso che possa giocare esterno anche Bairami, perché comunque Saponara non nasce esterno, Saponara nasce trequartista, poi gioca a centrocampo e adesso fa l'esterno, esatto. E adesso fa l'esterno del 4-3-3, ma l'esterno del 4-3-3 è un po' un ibrido, non so le caratteristiche, quindi a maggior ragione ben vengano, e poi potrebbe anche esserci il difensore, perché Nastasic è sempre abbastanza chiacchierato, devo dire che ha fatto bene Terzic quando è stato utilizzato, ma magari stai pensando, e io vedo un mercato in divenire come se fossimo al 18 luglio e non al 23 di agosto, credo ma che Alfredo, l'entusiasmo di... L'ultima domanda seria e poi ti lancio 2 o 3 provocazioni. Bene, complimenti, dimmi. L'ultima domanda seria riguarda Kwame. Tu ne hai parlato di Kwame, un Empoli che vorrebbe Kwame a prescindere dalla situazione Bairami, perché non stiamo raccontando che Bairami è vicino alla Fiorentina.
stiamo raccontando di possibili movimenti, ci mettiamo Berami, ma l'Empoli vuole Kwame a prescindere. Com'è la situazione? Te lo confermo. Però lo confermo perché lui c'è. Qui l'aggiungo io una piccola provocazione, mi permetto, Alfredo. Tu Kwame qualche anno fa... 6-7 provocazioni al giorno, dimmi. Tolgano il medico di torno. Dimmi. Lo hai pagato 11 milioni di euro dal Genoa, che peraltro lui era alla Sestese, quindi era già a Firenze, poi è andato al Genoa, poi ricomprato, se vogliamo. Ma questo è un discorso sullo scouting, ma trascenderei. Lo hai pagato 11 milioni di euro. Ha senso darlo all'Empoli dopo che l'hai mandato un anno a valorizzare in prestito e a farlo giocare? L'ha fatto tutto il ritiro a Moena, ha giocato bene con la Cremonese, ha fatto uno scampolo di partite con Twente. Ha senso darla all'Empoli per Bairami addirittura con conguaglio economico? Per me è una follia. Però, sono sincero. No, noi abbiamo detto una cosa, che comunque è una situazione che è... allora, riepilogando, resettiamo e riavvolgiamo il naso. Barak è dentro la Fiorentina, Bairami è una possibilità. La possibilità che tu possa fare un doppio colpo c'è, non è una certezza. Kwame viaggia non obbligatoriamente, come dici tu, dentro un discorso che comprende Bairami. Kwame viaggia verso un gradimento totale della Fiorentina, esattamente come hanno chiesto Zurkowski. Zurkowski c'ha altro mercato. La Fiorentina lo valuta 12, 13, 15. A chi? Bologna e timidamente in Torino. Ha chiesto Zurkowski negli ultimi 7-8 giorni chi timidamente e chi no. Meno timidamente chiedo il Bologna, più timidamente il Torino. Lui vorrebbe, cioè l'Empoli vorrebbe riprenderlo, Zanetti vorrebbe Zurkowski e Zanetti ha dato il via libera per Kwame. Non è detto che entrino nell'operazione Bairami, cioè non è scontata al 100% che tu faccia Bairami. È una possibilità sullo sfondo che possa essere un appetito superiore che ti viene dopo che hai passato il turno. Non so se ho reso l'idea. Quindi capisco il tuo ragionamento, poi bisogna vedere dall'estero chi te lo chiede cosa ti propone, prestito con diritto di riscatto. Ma prestito con diritto di riscatto, io, se lui fosse d'accordo, lui nel caso specifico Christian Kwame, andrei a giocare ad Empoli, perché questi prestiti all'estero come Gollini, adesso nessuno si offenda, questi prestiti che tu dai all'estero e che poi non giochi una partita, e sai che c'è gli Orist, dove vai? In Inghilterra, in Premier, ma c'ha 2-3 attaccanti davanti e non gioca mai. Io credo che l'Empoli, malgrado Lammer, malgrado Destro, malgrado Cambiaghi, malgrado Satriano, io credo che ad Empoli Kwame si ritaglierebbe uno spazio molto più fisso rispetto allo spazio che magari non avrebbe all'estero. Quindi sullo scambio io sono d'accordo, ma non è scontato che sia uno scambio. È possibile che si viaggi su un binario diverso che non comprenda lo scambio. Il mercato di Kwame entra nel vivo da giovedì in poi. Domenica scorsa non è stato utilizzato, punto di domanda, perché vabbè, capita sulle rotazioni, è uscito Jovic, non ha giocato Mandragora in Conference, ci può stare. Però io credo che Kwame abbia voglia di giocare, esattamente come Zurkowski abbia voglia di andare. Io penso che entrambi non vogliano vivere una stagione da separati in casa, nel senso che non di mancato idilio, ma di rinviare a gennaio una cosa. Mi spiego, quando tu non sei contento, pur non manifestandolo, perché non sei contento del tuo utilizzo, perché sei giovane e vuoi giocare, perché sei reduce da un grave infortunio e vuoi giocare, se è possibile non aspetti gennaio, vai ad agosto, perché se aspetti gennaio perdi altri 4 mesi. Quindi morale, la vicenda qui di Kwame, la vicenda di Zurkowski sono due vicende che noi dobbiamo seguire con grande attenzione. Allora Alfredo, ti giro alcune domande che dalla chat ci stanno facendo, e sono non domande legate alla Fiorentina, ma proprio sulla situazione. Qual è la situazione di Denayer, difensore svincolato? Qual è la situazione di, io non le sto collegando alla Fiorentina, ma di Malinowski, ma che in tanti se lo stanno chiedendo, e Parisi dell'Empoli, qual è la sua situazione? Perché ci sono tanti giocatori su cui c'è un'attenzione particolare a quello che potrebbe succedere. Io ti ci metto sempre Acerbi, che è vicino all'Inter, dovrebbe andare all'Inter, ma io un pensierino Acerbi non è ancora andato. No, allora ti dico subito, Denayer, il suo entourage una settimana fa ha incontrato il Valencia, doveva firmare, non ha firmato, è andato a rialto, ha offerte negli Emirati più importanti. Io sappia, fino a stamattina non aveva firmato per nessuno, è ancora libero e piaceva al Torino. Malinowski è una situazione borderline, un caos, perché Malinowski, partiamo dal presupposto, ha un contratto che scade fra poco più di 11 mesi, bene? Però il rapporto con Gasperini è finito,
è finito malgrado la titolarità con gol di domenica scorsa contro il Milan. L'allenatore certe volte lo schiera per dispetto, per ripicca, per necessità, fate voi. Non è che giochi, segni e tutto cambiato. Dal punto di vista di Malinowski non è cambiato nulla. L'Atalanta chiede da 18 a 20 milioni. Il Tottenham, e al Tottenham piace molto, ma in questo momento non ci sono i numeri perché il Tottenham deve fare degli esuberi. Al Marsiglia è stato proposto, anzi, il Marsiglia l'ha cercato, ma per un Der c'è stato A, il problema che l'Atalanta non gradisce moltissimo, B, che lo stesso un Der non vuole lasciare la Champions con le M per andare a fare nulla, zero, con l'Atalanta, perché l'Atalanta non fa la Champions, non fa l'Europa League, non fa neanche la Conference League. Col fatto magari dell'infortunio di Zaniolo può essere anche un pensiero per la Roma, chissà. Non credo, perché loro devono fare un centrocampista per sostituire Wijnaldum e devono fare Belotti quando uscirà uno o entrambi tra Felix, Afenagian e Shumurodov. Quindi non credo, perché comunque Zaniolo per fortuna non è una roba seria, tra 3 settimane può tornare in gruppo. Acerbi l'avrebbero già chiuso se non fosse che l'Inter vuole aspettare, Inzaghi lo vuole a tutti i costi, preferirebbe un 34enne che lo sappia proprio per il legame che ha, ma non per un discorso anagrafico, piuttosto che un 22enne, un 23enne, ma l'Inter sta sondando altre piste. Mediaticamente sapete bene come funziona quando i social fanno dei disastri di hashtag, le cose non lo vogliamo, ormai scrivono e fanno i direttori sportivi. Quindi sono 4 situazioni, tutte e 4 aperte, ma, e mi fermo, Malinowski è il cocco, giustamente, di casa per calci. Quindi c'è questa civile, umana contrapposizione tra una proprietà che giustamente, perché poi trovatemi uno più forte di Malinowski adesso. Cioè, quindi quando Flavio mi chiede di Malinowski sarebbe il toccasana per Conte, in Italia sarebbe il toccasana per tutti. Paratici l'aveva cercato quando era la Juve, e l'Atalanta non lo dava se non per 40 milioni, era un nome in lista. Quindi poi tu vai al Tottenham, hai provato per Zaniolo, tu Paratici, come era Zaniolo in quel famoso pizzino, no? Ricordate, sì. Dimenticato sul tavolo, non c'era Malinowski in quel pizzino. Ma ti do per certo che ai tempi della Juve Paratici aveva chiesto Malinowski, ma l'Atalanta chiedeva 35-40 milioni. Sono 4 situazioni aperte. Devo dire che il signor De Nayer mi sembra un po' esuberante, con un entourage che chiede la luna, il cielo, le stelle e tutto quanto, per cui queste corse al rialzo evidentemente hanno frenato, perché il Valencia lo aveva quasi preso. Chi è il procuratore? Poi il padre di Grealish? Per capire. Ma anche per la Roma è una possibilità, ma lui da allora ha cambiato la vita, ha cambiato la vita professionale, ha cambiato gente, non so se lo sapete, dalla famosa trattativa con la Fiorentina, quando la gente giocò a rialzo, vi ricordate tutta la storia che Grealish doveva essere a Firenze, poi la trattativa si è arenata, poi lui Grealish si è arrabbiato, ha cambiato gente, adesso è un'altra gente, perché lui voleva venire in Italia. E probabilmente quella storia delle commissioni che la gente ha venduto a modo suo, vi ricordate che noi dicemmo che per le commissioni il gioco a rialzo la Fiorentina non l'avrebbe più fatto, perché sembrava la stessa storia di Torreira, su un accordo fatto hai cambiato le carte? Preciso, è stato così. C'è un piccolo particolare: Torreira poi è andato dove è andato, al Galatasaray. Grealish ha cambiato agente, è un'idea trattante della Roma, perché può essere presa a parametro zero. Alfredo, ultima domanda che ti faccio, ma ti giro quella che ci stanno facendo dalla chat. Tra l'altro approfitto per ringraziare le migliaia di persone che ci stanno seguendo e che ci stanno scrivendo. È una situazione che io qui ci metto un incipit. È il nome di Parisi. Parisi ha rinnovato con l'Empoli, ha avuto diverse richieste e hanno deciso di andare avanti. In un discorso che tu ci hai raccontato di un asse molto caldo tra Empoli e Fiorentina, è da escludere che possa entrare anche il nome di Parisi? La sua scelta l'ha fatta, cioè di rimanere a Empoli con rinnovo eccetera, quindi è un nome da scartare, salvo clamorosi colpi di scena che nel mercato ci possono stare, o perché chissà, cioè nel senso, qual è la situazione riguardo? Allora, la situazione è che la valutazione di Parisi, mi sono informato ieri, è 10 milioni, è di 10 milioni, non è incedibile. Chiaramente non ti devi presentare il 31 sera a mezzanotte, perché devi dare all'Empoli la possibilità di sostituirlo. Piaceva all'Atalanta,
Giù sei dei sondaggi con l'Atalanta, ha fatto una grande partita domenica, correggetemi se sbaglio, vero. Perché ha dimostrato contro la Fiorentina di essere un ottimo interprete del ruolo. Non credo si senta un'alternativa di qualcuno, era stato proposto un mese fa alla Lazio, ma la Lazio è piena sulle fasce e al momento non sta facendo delle operazioni, non è incedibile, cioè 10 milioni lo prende. Durante il rinnovo c'è stata una promessa, tu intanto rinnova perché ti mettiamo a posto un po', adeguiamo perché è anche giusto farti guadagnare un po' di più per quello che hai dato e perché soprattutto lui non ha fatto le bitte. A 10 milioni 8 più 2 Parigi si va. Chi offre 8 più 2 non lo so, so che piace all'Atalanta e so che non c'è stato altro finora, ma da oggi 23 al 28-29 massimo è una porta che dobbiamo tenere aperta. Io di Fiorentina e sulla Fiorentina non ho riscontri oggi, quello che ti posso dire è che non è incedibile, cioè non è blindato, è stato accontentato giustamente per quello che ha fatto, per quello che ha dato, perché è un prodotto loro e perché non si è messo di traverso, non ha chiesto di andare via a tutti i costi, una grande gestione, un ragazzo attento alla causa, però non è incedibile, servono quei soldi, 7 più 3, 8 più 2 per arrivare a 10 si può fare, vediamo chi, se eventualmente qualcuno dovesse decidere di entrare. Al momento di caldo, oggi su Parisi nulla, ma può darti pure che il mercato si riscaldi, noi dobbiamo pensare una cosa, negli ultimi 6 giorni può succedere di tutto. Io fossi la Fiorentina farei esattamente come ha scritto uno in chat, farei stile operazione Udogi con il Tocan, lo prendi e lo lasci una volta. Beh, non è male come idea, sono d'accordo, condivido, posso fare dire non lo so, questo se non ti monti la testa domani chiude Coverciano, questo non ti posso dire che sia una cosa praticabile, perché sennò tra un po' ti allarghi, ti monti la testa. A parte ogni scherzo, Udoge l'hai preso a una cifra diversa, chiaramente, perché chiedevano più di 20, sulle fasce c'è sempre grande necessità, io uno così lo prenoterei, come dici tu, pur di non prenderlo adesso, ma di prenderlo ed evitare che lieviti la valutazione, lo farei perché sarebbe una grande operazione. Oltretutto, se tu innesti dei rapporti con l'Empoli, ti puoi anche permettere di andare avanti con il lavoro pensando alle prossime sezioni. Sì, sarebbe logico e bello pensare che Empoli e Fiorentina, che stanno a 15 km di distanza, costituiscono un asse. Però, vabbè, poi è un discorso molto ampio, siamo in chiusura. Per me, io c'ho ancora di traverso che Aslani ce lo siamo fatti scappare. Ma non perché Aslani doveva scegliere, aspetta, non perché Aslani tra Inter e Fiorentina doveva scegliere la Fiorentina, perché poi quando arrivi alla scelta hai già perso nel momento che ci arrivi. Un calciatore che da quando aveva 2 anni vive a Empoli, gioca a Empoli, non lo puoi scoprire 3 mesi fa. Tutto qua, per me quella è una sconfitta dello scouting della Fiorentina, perché un calciatore che gioca nel tuo giardino di casa, che vince lo scudetto primavera da titolare con l'Empoli, tu non puoi andarci e scoprirlo quando esplode in Serie A e lo vedi anche un non vedente. E lì si ritorna al discorso di Juanmé, giocava all'Assistese e non lo puoi pagare 11 milioni dopo il primo anno a Genoa. Però è un discorso molto più ampio. Sì, però insomma, il principio è lo stesso. Io condivido anche le virgole, ditemi dove c'è da firmare. Vi do un retroscena, il più arrabbiato di questa cosa, lo sapete chi è? Cioè, di questa cosa, del fatto che poi sia andato all'Inter, ho fatto un pezzo 10-15 giorni fa, Nagelsmann, perché lo voleva a tutti i costi al Bayern. E non ti escludo che il futuro il Bayern possa fare, perché è un predestinato. Se ce l'hai sotto casa, nel cortile sotto casa, non puoi pensare che arrivi uno con un pulmino, se lo carichi e te lo porti via. La penso come te, questi devono essere tuoi a prescindere. Qui non c'è neanche lo scouting, che io adesso sullo scouting dovremmo fare un discorso a parte, magari un giorno lo faremo. Siamo in chiusura, ripeto. Sì, qui c'è un pilota automatico, dovrebbe esserci, non lo scouting, pilota automatico. Sai quando scatta una roba che tu hai programmato? Alle ore 15 suona la sveglia, Aslani a 10 minuti da casa tua deve essere il tuo. Se non è il tuo, complimenti all'Inter, perché l'Inter ha fatto una grande operazione giocando d'anticipo e andando dal padre del ragazzo, e lui è andato molto volentieri all'Inter. Però questi sono argomenti che possiamo sviluppare in futuro e che, oltre che sviluppare in futuro, provocano un minimo di rimpianto, perché se dovesse nascere un altro Aslani come difensore centrale a 10 minuti da casa tua, deve essere il tuo. Se non è il tuo, c'è qualcosa da rivedere nella strategia. Punto a capo. Poi è normale, su chi ci sta scrivendo, è normale che nel momento che arrivi nella scelta Inter o Fiorentina, ammesso che ci sia stato questo duello,
È normale che poi il ragazzo preferisca andare all'Inter per l'ingaggio, per tutto ciò che lo devi prendere a fare i spenti. Ci devi arrivare prima, prendere. Perché da quando aveva 2 anni sto ragazzo vive qua. Vive qua. Lo devi arrivare a fare i spenti. Se i fari si accendono per tutti, sei morto. Infatti non a caso parlavo del Bayern, che evidentemente aveva altre priorità, ma questo era un ragazzo seguitissimo anche all'estero. Devi prenderlo quando non esiste una trattativa con le top. Se entra in campo un top club, tu sei morto. Ed è un discorso che vale per il futuro. Va bene, Alfredo, abbiamo raccontato di Barak, praticamente colpo fatto e finito. Ci rivediamo giovedì. L'appuntamento non sarà venerdì, ci cioè sarà anche venerdì, ma c'è un triplo appuntamento questa settimana. Perché? Perché, come hai detto tu, entriamo nel vivo del mercato. Ah, me lo dici così, in diretta, ragazzi. Non pensa a te, te l'ha detto ogni santo che entri nel vivo del mercato. No, ma pensa a te come ce l'hanno fatto. Ho fatto un portale alle 2:30 ad Alfredo stanotte, gliel'ho detto. Ha fatto un caffè, hai capito, mi ha voluto sbugiardare per dirmi che lo sapevo già, ma adesso mi dirà giovedì che facciamo anche sabato e domenica. Comunque detto, non credo. Facciamo giovedì e parliamo della partita giovedì. E il mercato durante queste cose qui è bellissimo perché crea dei problemi. Barak è un problema, però è molto bello creare dei problemi quando non sono problemi di quelli pesanti, quindi questo non è un problema pesante. Ci vediamo giovedì. Ciao Alfredo, grazie. Giovedì.